Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Crash Bandicoot Insane Trilogy, primo capitolo. Come vedete, non manca tanto. Lì sopra c'è il boss finale. Ritorniamo giù e facciamo Cortex Power. Purtroppo questo livello non potremo prendere la gemma, perché ci servirà una gemma blu. Andiamo. Attenzione a questi fili, a questi scarichi elettrici. Ho appena detto attenzione a questi scarichi elettrici. Cosa faccio io? Vorrei dirlo, ma ho paura di cadere. Attenzione a questo liquido verde. Meno male, non è successo niente. Destra, sinistra, qui. Ok, posso anche tornare indietro, tanto non serve. Perfetto. Questo è uno dei livelli in cui bisogna tornare indietro. Vi faccio vedere. Se noi torniamo indietro, qui c'è la gemma blu. Ma vabbè, lo faremo appena apriremo la gem, dopo che avremo... Ecco come funziona. Prima del boss finale andremo a prendere tutte le gemme. Ok. Qui dietro si ritorna con la gemma blu. Qui c'era un blocco interruttore che attivava quei blocchi, che è dove noi siamo ritornati, in quel vicolo cieco, che c'era quel tizio sparatutto, uno dei seguaci di Pistrike, boss che affronteremo tra poco. Porca merda! Platino. E questo è terribile! Fa... Almeno in oro è dura! E qui non ce li abbiamo, quindi beh, dobbiamo fare tutto a piedi. La gialla è quella arancione. La gemma gialla è più o meno la penultima che incontreremo. Allora, quindi significa che non dobbiamo morire. E adesso, visto che ho detto questo, sicuramente morirò. Nope. Perfetto. Primo gettone. Andiamo qui. Vabbè, ci interessano solo le casse. Tanto, non ci potevamo stare tanto. Una volta qui ho provato a spinnare. Non vi dico la cura. Forse dovevo portare. Dovevo andarmi a prendere una Kuaku. Da Insanity Beach. Non prendo quella Kuaku perché rischio di perderla. Perché questo, come vedete, è uno tosto. Io odio i salti così. Ho detto che è uno tosto e ce l'abbiamo fatta su. Allora, questo Aku Aku ci servirà perché c'è un punto in cui c'è uno di questi cosi volanti, chiamiamole mosche. Una di queste mosche che è super veloce, è quasi impossibile evitarlo. Cioè, se siete bravi riuscite a evitarlo. Se no, beh, se fate un salto fatto male, come io faccio sempre, beh, perdiamo danno. È stata la ragione di perché non riuscivo a prendere la gemma verde, la gemma arancione.
Non è questo. Eccolo lì davanti. Ok. Per fortuna ho imparato da poco. Ecco. Siamo molto vicini alla gemma. Siamo molto vicini alla fine del livello, quindi direi che ce l'abbiamo ben che fatta. Perfetto. Abbiamo preso la gemma arancio. Gemma blu. Questo livello è un po' tosto. È molto simile all'arcade di Mario e Donkey Kong. Evita i barili. Stavolta sono barili di acido. Barili di merda. E quindi dopo arrivano quelli che saltano. Bene, abbiamo pure il doppio acqua. Magari trovare un'altra maschera, così diventiamo invincibili proprio. Burga. Burga. No, l'ho appena detto. Da poco arrivano quelli che saltano. Barili rossi. Eccoli. Bisogna capire quando stare fermo. Nel prossimo, perché ne tira tutti rossi. Ultimo checkpoint, di sicuro. Adesso vi racconto una cosa che mi è successo su sto livello. Allora, io arrivo qui, prendo il gettone e faccio il checkpoint. Stavo provando a prendere la gemma blu. Cosa succede? Io esco dal bonus con tutte le casse. Cosa fa? Cosa succede? Mi spawna qui in mezzo. Mi prendo un colpo. Salto. Mi sposto. E mi colpì. E mi ammazza. Non avevo la tua. Perfetto. E quindi perdo la run. E mi tocca rifare tutto il livello da capo, perché beh. Pinstripe pato in CTR. Ma questa volta dobbiamo ma quella volta l'abbiamo affrontato solo in uno scontro di corsa. Questa volta dobbiamo affrontarlo a corpo a corpo. Perfetto. Speriamo di aver messo il lato giusto. Ecco, ovviamente no. Perfetto, ce l'ho fatta la stessa a prendere. Perfetto. Rimane un colpo. Bam! Vedo che lì sotto c'era il suo sogno, ma purtroppo non accadrà niente. Signori, per questo video è tutto. In questo episodio abbiamo preso ben 2 gemme colorate. Ne mancano ancora 3 e le faremo. Una la faremo nel prossimo episodio. Dico a te, livello non ancora sbloccato. Allora, signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!